teoricamente Repubblica non vedente, non si spiega. In pratica è la Repubblica cieca. Milioni di elettori addormentati per vent'anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro napoletano, te lo dico con il cuore. O vai a testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che il Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Stendono un veto sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti, sono già al completo. La storia ci ha insegnato che l'Italia, quando trovi la tua strada, te la fa saltare in aria. Non ti fidi più di nulla, ma si prova. Dalla marcia su Roma, fino al marzo su Roma, in Natale in aura. Credo questo, fino a non ci vedranno che cosa volete. Vogliamo quello che vuole il popolo italiano. Sono partito, non ce l'ho. Io non sono partito. Successore, e scrivono che ci sarà l'incoronazione, semplicemente, diciamoglielo, semplicemente è un ragazzo che ci rende orgogliosi ogni giorno di far parte del Movimento 5 Stelle, non ci importa niente se un giorno questo ragazzo sarà premier o se sarà in un'assemblea, in un bar a parlare con 10 attivisti. Dovunque lui sarà a parlare, noi saremo orgogliosi che lui faccia parte del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio! Ciao a tutti, ai 200.000 del Circo Massimo, ciao! Un paese... Questo è un paese in cui chi ha avuto coraggio ha fatto grandi cose. Enzo Ferrari ci ha fatto famosi nel mondo. Io voglio la Repubblica di Enzo Ferrari, non quella di Scinipoti che stanno creando questi qua. Grazie a tutti, arrivederci. Che va dal bambino che era appena uscito dai giorni di prigionia che l'avevano sequestrato, arriva un giornalista, ma una cosa pazzesca, gli mette il microfono davanti e gli dice: piccolino, quando eri là sequestrato, prigioniero, pensavi di più alla tua mamma o al tuo giocattolino? Ecco, io quello lì lo prenderei, gli darei un calcio nelle palle e gli direi: come ti senti adesso, coglione? E da lì, Max, sei fuori dal movimento. PS. E da lì ci ha regalato 40 anni, di 30 anni di credibilità, di coerenza. Hanno provato a fargli le pulci su tutto, a rompergli le scatole, non hanno mai beccato su nulla, perché è una persona pulita. Ha rotto le palle al suo cognato che è qua, Walter, per delle cazzate inesistenti. Beppe. Ragazzi, che mostro. Che mostri abbiamo creato, io non so com'è potuto succedere, dei mostri qua sopra, io non ho più parole perché hanno già detto tutto con una veemenza. Di Maio era un ragazzo, un napoletano che diceva poche parole in un piccolo paesino della campagna, un mostro. Ma anche Di Battista, io so che fine faremo io e Casaleggio. Ci metteranno fuori entro un anno, ci metteranno a fare i parlamentari europei e la mia fine sarà vicino con Mastella che mi vedrà lì e dirà: anche lei qua, cosa vuol fare la politica? Sì.
Signori, stamattina sono andato a salutare, perché ieri avevo promesso di andare dalle roulotte, andare a portare il cappuccino, come abbiamo fatto anche nella scorsa manifestazione. Sono andato, non sono qua, sono a mezz'ora di macchina, sono andato in mezzo alle roulotte, ho bussato col cappuccino in mano. Cioè erano nomadi, cazzo. Hanno aperto i nomadi. E io ho detto, ma che cazzo di movimento è questo qua? E se te lo dico, se gli arna per l'eroina, incazzati perché li avevo svegliati. Signori, allora, se questo movimento mantiene il profilo basso, io sono stato sulla gru e vi ho visto dall'alto. Ed erano i cerchi magici, quelli del grano, vi ricordate i cerchi magici che pensavano fossero stati gli alieni a farli? Ecco, guardavo dei cerchi magici, perché la grande straordinaria novità non è questa sul palco, che ormai ci conoscete tutti, io dico le stesse cose da 20 anni. La vera novità sono quei cerchi magici lì, questa gente che parla con la seggiolina, la gente va lì e chiede, con le buone notizie comune per comune. È bellissima, è una cosa, e noi non dobbiamo divergere dagli obiettivi, siamo molto attenti, perché se partiamo con 10, 20, 40 punti di programma la gente non ci capirà mai. Dobbiamo concentrarci due o tre cose. Uno è quella, sicuramente il nostro baluardo è il reddito di cittadinanza, che è un nuovo rapporto di lavoro con il lavoratore, Stato, imprenditore, un nuovo rapporto. Perché quando sono andato a Piombino e siamo andati con i nostri parlamentari a parlare di Piombino, che la regione contava un sacco di balle, 50 milioni entro per risanare, stavano mettendo sulla strada metà dei lavoratori. Dicevo, guardate che qui bisogna cominciare a fare un'altra cosa, pensare alle vostre famiglie. Perché stanno arrivando due fratelli indiani che sono i più grandi produttori di acciaio del mondo e fanno quello che hanno fatto in Polonia e in Romania, prendono le aziende dell'acciaio, ci stanno un po' dentro, le spremono fino all'ultimo e poi le chiudono, non si creano concorrenti, loro che sono i più grandi produttori del mondo. Allora se noi andassimo lì a trattare con quelli che perderanno il lavoro e ci andassimo con un reddito di cittadinanza, dire guarda che io non ti lascio, io sono lo Stato, non ti lascio, io ti do qualcosa perché ti garantisca la tua vita, perché il lavoro, signori, il lavoro, cercate di ragionare, il lavoro non è ancorato al reddito. Non è ancorato al reddito, facciamo, disgiungiamo questi due concetti incredibili che abbiamo sempre unito. Non è così, migliaia di persone, milioni di persone sono convinti di avere un posto di lavoro, ma hanno un posto di reddito. Fanno qualsiasi cosa pur di sopravvivere, e la sopravvivenza te la dà il reddito, non il lavoro. Signori, il 40% delle persone hanno il reddito di lavoro, il 40% sono quelli che lavorano e percepiscono un reddito più o meno basso, più o meno alto, il 40%. Il 20%, l'altro 20%, sono i figli, i nipoti, che vivono con quel reddito lì, quindi col reddito di transazione dei vecchi. Oggi sono i giovani che vanno in pensione con la pensione dei vecchi. Il vecchio è diventato il valore aggiunto di questa società, e abbiamo episodi incredibili, vecchi che muoiono, non li seppelliscono più, li mettono nei congelatori 2 o 3 anni e riscuotono la pensione per 2 o 3 anni. È un investimento della Madonna, perché fai ripartire l'industria dei congelatori. Cazzo, 100.000 vecchi all'anno muoiono, pensa che industria potremmo fare col Job Act. Allora, se noi riuscissimo almeno a fare un ragionamento con questi economisti che non hanno azzeccato una, non ne hanno azzeccato una. L'economista è quello, io dico, faccio un aneddoto per dirvi quello che aspetta, quello che non viene mai, non c'è un economista che abbia predetto la crisi del 2008, che è quella che stiamo pagando adesso. Hanno fatto un buco finanziario talmente enorme, perché, e per colmarlo devono azzerare il welfare, azzerare scuola, sanità, pensioni, acqua pubblica, qualsiasi cosa. Sono le cose per cui mio padre, tuo nonno hanno dato magari la vita, hanno fatto la guerra, e ce li facciamo portare via da questi 4 rimbambiti, ma dai, ma non è neanche da ragionare, perché è un
Lo so, sono cose facili forse, raggiungono il cuore, però il welfare è un linguaggio. Se perdi quello non hai più linguaggio. Il Job Act è una legge economica che ha fatto la Germania, non l'abbiamo fatta noi. Lebet è andato là e ha preso il Job Act di Strecker, il Strecker del 2003-2005. Schröder ha fatto la legge Job Act, Midi Job. E cos'era? È l'invenzione per far salire l'occupazione. Prendi uno che ha un reddito da lavoro a tempo indeterminato, lo licenzi e ci metti al suo posto tre con reddito precario a minor costo. Quindi tu aumenti l'occupazione, ma le ore lavorate sono sempre le stesse. È una grandissima presa per il culo che non ha neanche funzionato in Germania. Noi stiamo facendo in Europa la fine che ha fatto la DDR. La DDR non ne parla più nessuno. Quando c'è stato l'eliminazione del muro, hanno fatto un referendum della DDR, l'85% dei tedeschi di là non volevano andare dall'altra parte, sono andati dall'altra parte e oggi non esistono più. Signori, ora! E poi questa Germania che si spaccia per questa etica che dovremmo avere noi, gli italiani. Italiani, io sono andato qualche volta in Europa, ti guardano proprio dall'alto in basso, come dire, voi mafia, voi così, elusioni, voi corruzione? Ma cosa cazzo dicono? Loro hanno un'economia in nero, la shadow economy. Questa è Fritzke, che è presidente, è uno studente, è uno studioso universitario di Lipsia, su cui vertono tutte le indagini dell'economia europea, e dice che il nero, mafia, corruzione, nero, sottovalutazioni e evasioni fiscali in Germania sono pari a 350 miliardi. Non lo dico io, lo dice quello, l'istituto su cui fanno poi fronte tutte le analisi dell'OCSE. 350 miliardi di nero contro l'Italia che ne ha 320, fanno 30 miliardi di nero più di noi. 30 miliardi più di noi e vengono a dirci che cosa dovremmo fare, cosa fare. Qui c'è da concentrarsi bene di che cosa dobbiamo fare adesso. Adesso a novembre iniziamo di nuovo a essere sul territorio con i banchetti, con firme. Cominciamo a prendere le firme per una legge popolare. Ve la ricordate la nostra legge popolare? Via i delinquenti dal Parlamento, due legislature, il voto di preferenza. Se 350.000 firme in un giorno buttate nel cesso. Adesso è cambiata la situazione, faremo una legge popolare per uscire dall'euro. Porteremo lì 3, 4, 5 milioni di firme in Parlamento e il Parlamento, anche se non è costretto dalla Costituzione a discutere, si troverà costretto a discutere perché dentro ci sono 150 parlamentari del Movimento 5 Stelle. E fermi, è la cosa fantastica è che vedremo chi ha bleffato. Vedremo se la Lega che ha fatto la sua campagna contro l'euro, vedremo se voterà al referendum, vedremo una parte di Forza Italia che ha detto via, ve lo ricordate? Il supernano, quel Brunetta, che ha detto via dall'euro subito. Allora via dall'euro, hanno terrorizzato le persone, ci sono almeno 3 premi Nobel, anche se non mi fido dei Nobel in economia. L'economia non è una scienza, è la matematica una scienza. Ma visto che un matematico si era trombato la moglie di Nobel, ha spostato il primo, cioè un economista, va bene, ho capellato, era un economista, è vero, poi le soluzioni sono sempre molto serie. Quindi il discorso è che noi arriviamo lì, vediamo chi bleffa e andiamo avanti. Con una cosa che bisogna chiarire, e dovete chiarirlo voi anche ai cittadini, perché io mi sono fermato in un autogrill a fare un comizio, perché faccio queste cose qua, mi piace, allora arrivo con la macchina, da solo, scendo, vado in un autogrill, e ho fatto 2 o 3 comizietti lì, sai quando ti obbligano a girare, stavo lì, parlavo con quello, mettevo uno controllato, che sai questo che mi ha obbligato a uscire di lì tutti, è vero Grillo, usciamo di là, è casino, bene, noi siamo quelli lì, parlare con le persone, no? Che è la nostra natura, io sono
Ma io sono meravigliato da come sono le persone, io sono interessato alle persone, non voglio essere interessante per le persone, voglio essere, capire le loro storie, sono storie incredibili. Siamo quelli lì, dobbiamo andare, come ha detto prima Di Maio e D'Alessandro, dobbiamo andare lì dentro. D'Alessandro, vedi, comincio a... Mandiamo l'esercito! Sono quattro giorni che grido, lì sulla torre, ho fatto il comizio più alto d'Europa, lì mi girava la testa. Sono andato dentro. Allora, e allora lì, parlando, ma se uscite dall'euro, io c'ho quattro camion che girano a portare frutta, se mi aumenta del 30% il petrolio, tu mi rovini, Grillo! Io dico, guarda che il 30% aumenta il petrolio, ma tu non vai a petrolio, vai a gasolio. Noi non compriamo gasolio, compriamo il petrolio e lo raffiniamo. Quindi il 30% di aumento del petrolio si ripropone al prezzo finale del gasolio di 5-6 centesimi. Non è questa grande catastrofe. E così la gente pensa che i miei risparmi in euro, cosa faccio, dove vanno a finire? Te li tieni. Li tieni in banca in euro, in dollari, quello che vuoi. Sarà lo Stato che pagherà con una lira nuova a cambio un euro il debito. Poi il debito pubblico, se abbiamo una svalutazione del 30%, il debito si svaluta del 30%. Se hai un mutuo si svaluta del 30%. E nel contesto, tutto ciò che esporti ha un lavoro in più, ha un valore aggiunto in più, perché esporti con moneta debole. È quello che non vogliono. È quello che non vogliono, perché noi siamo i più grandi manifatturieri d'Europa. Se riparte la nostra piccola media impresa, sono cotti, sono immediatamente cotti. E poi in tema di deflazione ci dobbiamo riprendere la nostra Banca d'Italia centrale, che all'occorrenza può stampare un po' di lire e rimetterle nella circolazione. Ah, l'ha detto un comico, io me l'immagino nei talk show. E li vedo adesso, è venuto Mentana qua, molto preoccupato da solo, ha detto ma voi dovete venire perché noi abbiamo bisogno di un'interfaccia del movimento, un leader. Certo, Mentana, non hai capito un cazzo, non ci sono, ci sono centinaia di interfacce del movimento, il movimento è orizzontale, tu sei abituato a parlare con partiti che sono vertici, tu parli con Renzi. Ma Renzi è un leader, Renzi ha perso 400.000 iscritti quest'anno, 400.000 iscritti, abbiamo più iscritti del PD noi, e cazzo, e che cos'ha? 120.000 iscritti, con carta digitale, ma dov'è? Lui è un leader senza base, noi siamo una base senza leader, è la nostra forza questa qui, ah! E allora, sono io, veramente col cuore laggiù, ho cercato di venire, ma questi walking dead che sono violenti, creano violenza anche a volte, con le telecamere, hanno telecamere enormi, vanno in giro indesaggiando, hanno travolto una vecchietta lì della Puglia che ha detto... città morte straniera, l'hanno travolta, cioè, come si fa? Non sono riuscito a fermarmi a parlarvi un po', non sarei venuto, perché io mi diverto a stare in mezzo a voi, ho cercato, ma non ti... allora Mentana viene qua e mi dice dovete prendere un leader, cioè, guarda hai sbagliato, cerca di capirlo questo movimento, non è che non vogliamo venire, verrà chiunque vuol venire, non in talk show. Il tuo show ormai è finito e hanno bisogno di noi perché siamo l'unico contraddittorio per alzarci lo share e alzargli i soldi e noi non ci andiamo più. Fine. Grande, poi, grande. Andarli, ma sono libero di farlo dai TG, far arrivare la televisione per un problema, per i pozzi di petrolio in Basilicata, per il gasdotto. Il gasdotto, io sono andato giù in Puglia. Il gasdotto non è che qui portano dall'Azerbaigian 800 km di un gasdotto di un metro e 10 di diametro che porta 100 miliardi di metri cubi di gas, perché noi abbiamo bisogno di gas. Il gas in Italia, uno non si sa il prezzo, non abbiamo un prezzo orario del gas, perché per l'energia elettrica ce l'abbiamo, tu puoi scegliere quando far andare il tuo elettrodomestico, quando la corrente costa meno, col gas no. Chi fa il prezzo del gas?
il nostro prezzo del gas lo fa la borsa di Amsterdam. Ma vi sembra normale? Poi il nostro consumo di gas è andato in 10 anni da 85 milioni di metri cubi a 70 milioni di metri cubi. Sta diminuendo. In Europa da 600 milioni di metri cubi, o miliardi, scusate, miliardi di metri cubi, è andato a 500 miliardi di metri cubi. Sta diminuendo il consumo di gas, ovviamente perché stanno chiudendo tutte le aziende, lo capisce anche un bambino, ma il prezzo del gas sale. E perché? Qual è la legge di mercato? Io sono ragioniere di Genova. Non mi freghi. Quali sono le leggi? Le leggi sono che questi qui vanno là a Baku, si mettono d'accordo con dei 5 multinazionali, le banche danno i soldi perché bloccano il prezzo del gas per 20 anni, pensa alla concorrenza, non per aggiungere ai 500 miliardi di metri cubi i loro 100, ma per sostituirne una parte. È pazzesco! Arrivano, prendono un tubo di 800 chilometri, passano sotto la Turchia, la Grecia, l'Albania, vengono sotto il Mar Adriatico, sbucano in una delle più belle spiagge del Salento e lì c'erano i pugliesi, hanno detto stramurdo, e dicevano, insomma guardate che non si vede neanche, un tubo, passa sotto, poi passa la spiaggia sotto la spiaggia, e in mezzo agli ulivi centenari sorgerà, loro dicono, una piccola media centrale di decompressione, perché arriva a 170 atmosfere e devono abbassare a 70 atmosfere. Quindi lo mettono in mezzo agli ulivi, poi il tubo arriva lì, prosegue fino a Brindisi, si allaccia alla SNAM, con la SNAM prende i tubi della SNAM, arriva a metà Italia, e da metà Italia un altro tubo divide metà Italia fino all'Austria. Non è gas nostro. È gas che prendono col prezzo fissato in modo che le banche abbiano già il guadagno incorporato perché è fissato per 20 anni e stoccano il gas d'estate e lo rivendono d'inverno quando il prezzo cresce. Questo è il mercato che ci hanno messo in mano. E la massoneria c'entra, perché il vice ministro delle attività produttive di Vittoria, come si chiama, è un massone. Quell'altro, l'ex direttore generale di Terna, che distribuisce l'energia, è un massone. Io non ce l'ho con i massoni. I massoni non so se sono sconvenienti o convenienti per il paese, ma se vogliono dirigere il paese, fanno il partito dei massoni, si mettono in riga e vengono eletti, se no devono andare a fanculo. Va bene? Perché cosa fanno? Vi spiego qual è il trucco. Qual è il trucco? Il trucco, bellissimo il trucco. Il vice ministro delle attività produttive fa una legge, è diventata legge, dove toglie i finanziamenti alle rinnovabili e li dà al petrolio e al gas. Il direttore di Terna, quello che porta attraverso l'energia, dà le dimissioni, fonda una società, una fondazione con 200 milioni di euro, e con questa fondazione lui va a comprare le piccolissime e medie aziende del fotovoltaico e dell'eolico che sono in crisi, perché il massone capo gli ha fatto la legge per mandarle in crisi. Il giro si compie. Allora, è questo il paese. Fanno un ponte che non porta da nessuna parte, poi fanno un ospedale e lo portano dall'altra parte del ponte, così il ponte ha una sua funzione. Fanno un inceneritore, l'inceneritore si tengono per 20 anni, il profitto per 20 anni che viene pagato da noi cittadini sulla bolletta per 20 anni. Parma è costato 175 euro, costa bruciare una tonnellata di immondizia, Brescia brucia 95, Portale in Olanda 110, e hanno fatto un contratto per 175 euro a tonnellata per 20 anni. Basta, in mezzo ai prosciutti, in mezzo nella valle dell'alimentazione del mondo, fai un inceneritore, vedi, arrivi a Parma, c'è la barilla, l'inceneritore, i formaggi, e i maiali che ti guardano, ma che cazzo avete fatto? Porca puttana! Allora, io potrei parlare di ora, ma il vero spettacolo siete stati voi a venire qua. E qui a uno vorrei dirvi,
che noi volevamo andare domani, tutti i parlamentari, tutti. Ho chiesto io un favore personale, se potevano farlo, sono tutti entusiasti ad andare a Genova. No, ma non si può perché è andato allerta 2 domani, quindi è una gravissima emergenza domani, di nuovo, nella nostra città avvengono di nuovo le stesse cose dopo pochi anni negli stessi punti, vuol dire che non è più il caso. È un sistema che lavora così. Se andate a vedere, spendono 7 miliardi per la Gronda e il Terzo Valico, fanno i cantieri sopra la ferrovia, smonta la frana, va sulla ferrovia e si interrompe il treno. È la colpa di chi è? Del TAR! È la colpa di chi è? Del loro cazzo di analisi matematica, del loro software che ha una leggera incongruenza. Devono andare via immediatamente! Siamo sommersi da questa peste rossa da tutte le parti! Signore, noi ci andremo martedì, andremo tutti là a sparare. Tanti parlamentari sono abituati a sparare merda, che sia merda il Parlamento o fango di Genova, è la stessa cosa. E vi vedrete ancora. Magari vi vedrete meno qua, vi vedrete nei paesini, vi vedrete nelle vostre regioni. Bene, adesso dobbiamo prendere 2 regioni, la Calabria, grillo, ti ho detto che qua, devo venire qua, grillo, manco i cani, qua finiamo tutto a crocco. Arriveremo Calabria, arriveremo in Emilia Romagna e sarà un grande successo. Io non sono mai stato così sicuro che noi ci stiamo riappropriando della nostra anima. La nostra anima è questa, non è essere un'istituzione di opposizione. Noi non possiamo diventare un'istituzione, non saranno i nostri figli. Noi siamo una causa che è deflagrata in tutta Italia. In 5 anni abbiamo fatto un lavoro che abbiamo fatto scomparire tutto il panorama dei partiti. E se vincevamo come abbiamo vinto le politiche, le avevamo vinte, cari signori. Col 25%, se c'era un presidente che aveva un po' di dignità, ci dava l'incarico di formare un governo, invece di fare una mistificazione con dei condannati. Bene, cominciamo adesso, signori, comincia adesso. Andiamo avanti con il reddito di cittadinanza e il referendum raccolta firme per legge popolare, per fare il referendum per uscire dall'euro. Se noi portiamo 3 milioni di firme in Parlamento, probabilmente, io credo, chi ha sempre votato per uscire ci darà il voto, quindi potremo anche essere la maggioranza del Parlamento, lo facciamo chiudere e andiamo a governare. Dio mio, è quella mia strada. Io vi abbraccio, voglio chiamare tutti i parlamentari qua. Quelli voglio ringraziare, quelli che hanno fatto pulizia. Ho anche una critica con questi 600 operatori. Che cazzo fate? Ho dovuto portare io un po' di spazzatura da casa, non c'era niente per terra. Non possiamo farci prendere per il culo dalle televisioni. Mettete qualche cicca. Non c'era nessuno. Probabilmente lì c'è un vuoto in quella scala lì. Inquadriamo lì. Venite avanti. Questi sono tutti quelli, vai con la musica intanto, tutti quelli che hanno parlato, parlamentari, consiglieri, manderò applauso, non lo facciamo noi a voi. E ci vediamo lì, ci vediamo a casa vostra, ci vediamo, aprite il frigorifero, non mi avete portato un cazzo, non mi avete, neanche un formaggio. Ciao a tutti ragazzi, è stata una festa bellissima, bellissima. Everybody needs somebody, how do you look? Have any work? Have any work? Italale. Per la cavate? How woman say?
Gotta come on, Sony B. Jimmy Hammer, Sony C. Gotta come on, swing on side. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ci vediamo a Genova con quelli della Liguria, Marcellino. Marcellino, una pala. Ciao a tutti, grazie. Eccola, eccola cos'è, ecco cos'è il movimento, eccolo cos'è, è affetto, è una comunità gigantesca, non hanno scampo. Il Papa deve venire qua a dire, siamo stati i primi francescani. Ehi! Grazie a tutti, ciao! Già che siamo onesta. Guarda, è difficile, guardate che è difficile. Cioè, vabbè, ma permetteteci almeno di rubare un 10%. Sentite, allora noi ci lasciamo così, ma già che siamo qua tantissimi, perché mi è venuta un'idea, perché non facciamo due passi a vedere, a fare i testimoni di Napolitano? Noi non siamo carcerati, almeno fino adesso, potremmo permetterci. Dio mio, signore, speriamo. Speriamo che faccia presto anche Renzi ad affossare il paese. Speriamo. Oggi, settembre sono andati via 37 miliardi di euro di investimenti dalla borsa, sono andati all'estero. Adesso le banche devono rimborsare 200 miliardi alla BCE per il famoso accordo LTRO, è quel giro di demenza senile economica che la BCE dà i soldi alle banche, le banche gli ridanno i soldi con i bot. Hanno ancora il 25-30% da pagare del nostro debito alle banche straniere, una volta pagato quello ci mollano come la Grecia. La Grecia col Jobs Act ha ridotto gli stipendi a 3 euro all'ora. Basta, non ce la faranno con noi, saremo presenti se volete fare, magari chi vuole una marcettina adesso lì, piano piano, no, è uno scherzo, noi siamo gandiani, non coglioni, gandiani! Ciecamente, repubblica non vedente, non si spiega, in pratica è la repubblica cieca. Milioni di elettori addormentati per 20 anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro Napolitano, te lo dico con il cuore. O vai a testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Stendono un veto sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti, sono già il completo. La storia ci ha insegnato che l'Italia, quando trovi la tua strada, te la fa saltare in aria. Non ti fidi più di nulla, ma tu prova. Dalla marcia su Roma fino al marcio su Roma, è solo un movimento che va avanti all'infinito. No, per poi non ci sarò. Io non sono partito, un partito non ce l'ho. Io non sono partito, un partito non ce l'ho.